Buonasera a Radio Incontro, il signor Roberto Chionne, che è il presidente del terziere casalino di Città della Pieve, che darà vita alla sua tradizione più bella, che è quella dell'infiorata, e che ci sarà, se non sbaglio, dal 13 al 23 giugno. Salve, signor Roberto. Buonasera a tutti. Allora, ci parli di questa bellissima iniziativa e mi confermi anche le date. Allora, noi apriamo i festeggiamenti il 13, quindi oggi con l'apertura della taverna, dove abbiamo piatti tipici tipo il cinghiale limoncello o il lumaca al pizzico. E come dice la parola, al pizzico, che sono un po' più, quindi si mangiano accompagnati con belli fettini di pane. L'infiorata vera e propria, che viene dedicata a San Luigi Gonzaga, è il 22 e il 23 di giugno, quindi dalla sera del sabato verso le 4, i maestri infioratori di Città della Pieve iniziano a realizzare i disegni con i fiori e vanno avanti fino alla mattina della domenica. Normalmente, diciamo, verso le 6-7 della mattina domenica l'infiorata è finita, a parte qualche piccolo ritocco. Ah, sì, no, dicevo che questo è un omaggio che voi fate a Leonardo da Vinci, a 500 anni della sua morte. Noi ogni anno stabiliamo un tema diverso. Quest'anno con la ricorrenza di Leonardo da Vinci, coetaneo di Perugino, nostro pittore nato a Città della Pieve, abbiamo voluto dedicare questa infiorata proprio al genio di Leonardo, in tutte le sue forme. Quindi nei nostri bozzetti realizzeremo dei disegni dedicati alla sua, al suo genio. E anche la scena dei fiori che terremo il 18, martedì 18, sono state riprese delle ricette di Leonardo da Vinci, perché non tutti sanno che dilettava anche in cucina fra le sue molteplici attività. Ecco, infatti l'infiorata oltretutto sarà un tappeto floreale di oltre 900 metri. Viene fatto, è realizzato nel corso principale di Città della Pieve, il corso Vannucci, e sono circa 500 metri lineari di infiorata per 2,5 metri di larghezza. Quindi siamo sui 1.000 metri di fiori che la maggior parte vengono raccolti dai nostri contraglioli durante dai primi di aprile fino ai giorni antistanti all'infiorata, e poi vengono messi sopra i nostri disegni, che vengono realizzati normalmente sempre dal nostro contraggiolo, che è Andrea Vittarello, che sono ormai anni che si occupa della realizzazione dei bozzetti. Ecco, prima mi parlava dell'arte culinaria, no? Le specialità che si potranno assaggiare in questi giorni. E noi apriamo proprio oggi, apriamo stasera con la taverna che è tipica medievale, in cui abbiamo un brace enorme in cui vengono fatte molta carne alla brace. E poi diciamo che quest'autunno la cosa caratteristica sono le lumache, il lumache al pizzico e il cinghiale al tramoncello, che sono due ricette che si tramandano ormai da 50 anni all'interno della taverna. E penso che sono unica anche a livello nazionale, non penso che sono state proprio realizzate 50 anni fa alcune donne tipiche proprio di Città della Pieve, e sono tipiche proprio della taverna nostra di Città della Pieve. Ecco, infatti anche l'anno scorso ci siamo sentiti, io mi ricordo delle lumache al pizzico e del cinghiale al dragoncello, che è un'erba tipica, no? Che cresce nella zona, nelle vallate di Perugia, Città della Pieve in particolare, giusto? Abbiamo tipicamente anche lo zafferano, quindi abbiamo anche dei dolci fatti con lo zafferano, col cocco pevese, qui noi mangiamo la storia di Città della Pieve. Certo. Ecco, i dolci allo zafferano, un'altra tipicità di Città della Pieve. Sono dei classici dolci secchi, dei biscotti, in cui viene messa questa spezia per dare quel classico colore di zafferano e quel colore giallo che è tipico dei vecchi indumenti medievali. Essendo la Pieve tipicamente un produttore di zafferano, molte in antichità, molti tipi di mosti venivano proprio colorati con lo zafferano. E anzi, la Pieve forniva proprio il tessuto anche a Venezia, in Ecco, antichità, parliamo del Medioevo 1400. naturalmente. Roberto Chionne, presidente del terziere, giusto? Io la ringrazio e vogliamo invitare gli ascoltatori di Radio Incontro a venirvi a trovare. Io invito tutti, noi ci troviamo in taverna, però
per gustare i prodotti tipici, bere un bicchiere di vino tutti insieme e omaggiare il nostro patrono che è San Luigi Gonzaga. Grazie, grazie Roberto Grazie. Chionne, da Città della Grazie Pieve, grazie, buonasera.